Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. La notizia è incredibile, ma purtroppo è vera. Per timore del coronavirus, il santuario di Lourdes ha chiuso, per precauzione e fino a nuovo ordine, tutte le piscine. Lo ha comunicato il 1 marzo lo stesso santuario. Le piscine di Lourdes sono delle vasche in cui i pellegrini vengono individualmente immersi per pochi secondi per riceverne benefici fisici e spirituali. Il luogo da cui scaturiscono queste acque è stato rivelato a Santa Bernadette nel febbraio del 1858 dalla Madonna stessa. L'acqua si rivelò miracolosa e da allora non ha mai cessato di sgorgare. A Lourdes arrivano ogni anno milioni di pellegrini e circa 80.000 di essi si bagnano alle piscine. Sono migliaia e migliaia le guarigioni che avvengono e la Chiesa, dopo un rigoroso esame, ne ha ufficialmente riconosciute circa 80, 49 sono le persone guarite a contatto con l'acqua di Lourdes e 39 quelle guarite nelle piscine. Ma il vero miracolo di Lourdes non sono queste prodigiose guarigioni, sono gli effetti taumaturgici, sia sul piano spirituale che su quello fisico, di un'acqua in cui si immergono ogni giorno centinaia di infermi affetti dalle malattie più diverse, comprese piaghe e lesioni cutanee, senza che si sia mai verificato alcun contagio. L'acqua, che una volta era cambiata due volte alla settimana e adesso sembra sia cambiata ogni giorno, è comunque piena di germi, ma ripeto, nessun ammalato è mai stato contagiato durante i bagni. Ebbene, nel momento in cui in Europa dilaga un'epidemia, se c'è un luogo a cui bisognerebbe ricorrere, un luogo infallibilmente protetto, è proprio il santuario di Lourdes, che per antonomasia è il luogo delle guarigioni dell'anima e del corpo. Chi a Lourdes si bagnasse nella stessa piscina di un malato di coronavirus sarebbe certo di non essere contagiato, perché le piscine di Lourdes non sono luoghi di peccato, ma luoghi di fede, ed è la fede, non la medicina, che permette i miracoli. Il miracolo è un intervento divino superiore a tutte le forze umane, e chi nega la possibilità del miracolo nega l'esistenza stessa di Dio. Chi nega il carattere miracoloso dell'acqua di Lourdes, chi teme che le piscine di Lourdes possano produrre contagio, nega il potere di Dio, nega le promesse della Madonna, nega il significato di Lourdes. E se si chiudono le piscine, tanto varrebbe chiudere il santuario di Lourdes. Fu proprio l'11 febbraio del 2013, giorno della festa di Lourdes, che Benedetto XVI rinunziò al pontificato. E oggi il vescovo di Lourdes, il presidente della Conferenza Episcopale Francese, il presidente dei vescovi europei, il segretario di Stato Vaticano, il Papa stesso, rinunciano a credere nel miracolo di Lourdes? Sono convinti anche loro che dalle piscine di Lourdes si possa propagare il contagio invece che la guarigione dei corpi e quella delle anime? Guarigione delle anime che è ben più importante di quella fisica? Se così è una vergogna, è uno scandalo, è un peccato di incredulità che invece della guarigione provocherà nuovi mali fisici e spirituali per la Chiesa e per le nostre nazioni. Noi invece vorremmo dissetarci all'acqua di Lourdes, confidando nelle parole di nostro Signore: chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.